Buongiorno, buongiorno e buon martedì 31 ottobre. Anche oggi tanti argomenti all'ordine del giorno. Ovviamente partiremo dalla guerra di Israele ad Hamas. Sale il numero degli ostaggi, tra poco saremo più precisi, si parla di 240 ostaggi. Il capo del Mossad è stato in Qatar per provare ad avviare sul campo una trattativa per la liberazione. Vi faremo poi vedere il filmato che la televisione israeliana ha deciso di non diffondere con le tre donne ostaggio di Hamas, con un appello veramente drammatico al paese. Lo commenteremo con la giornalista Giuliana Sgrena, che sarà tra poco in studio con noi. E poi ovviamente i grandi temi italiani, il maltempo, il nubifragio a Milano, esonda il Seveso, il lago di Como vicino a straripare, il tema della politica italiana, le riforme, l'accordo all'interno della maggioranza sulla manovra e il caso Soumahoro con gli arresti ai domiciliari della moglie e della suocera. Allora però prima facciamo una panoramica sui grandi fatti del giorno. Tra poco sarà con noi Giovanni Minoli, mix delle 23 su Rai Radio 1, per fare il punto su tutta la vicenda medio orientale. Partiamo però intanto da Ludovica Ciriello, che si trova davanti ai palazzi. Dicevamo, l'economia e le riforme, la maggioranza trova un accordo. Che altre novità ci sono? Buongiorno. Sì, Davide, trova un accordo, buongiorno. Oggi la manovra arriva in Senato, finalmente, questo è l'ultimo scoglio da superare per il metodo Meloni. Che significa il metodo Meloni? La Presidente ha chiesto che non ci siano emendamenti in Parlamento, che si vada dritti all'approvazione del testo, e la Commissione Bilancio di oggi pomeriggio rappresenta l'ultimo scoglio. Tu dicevi si trova un accordo, io ti dico che sul mio cellulare arrivano messaggi off the record dei parlamentari di maggioranza che ci dicono in realtà non siamo soddisfatti, c'è una classe media a cui non stiamo dando un bel segnale, c'è il mondo il 110% che abbiamo praticamente abbandonato, quindi in realtà c'è tensione, e vedremo quindi come sarà superato questo scoglio della Commissione Bilancio oggi pomeriggio. In particolar modo due sono i temi che sono stati problematici: da un lato le pensioni, Salvini ha ottenuto di tornare a di conservare quota 103, sì, però con molti paletti, e dall'altro le case, ovvero la cedolare secca che aumenta al 26%, dal 21 al 26% per i secondi appartamenti in affitto. È diciamo una vittoria di Forza Italia, quella che di estendere la cedolare secca, l'aumento della cedolare secca solo ai secondi appartamenti, però è una vittoria solo parziale, tanto che le opposizioni ovviamente parlano già di una patrimoniale sulla casa, una riforma delle pensioni che peggiore addirittura di quella di Monti. Queste sono le parole di Giuseppe Conte, quindi questo è il clima per quello che riguarda la manovra. E poi ci sono le riforme costituzionali, la Terza Repubblica, l'inizio della Terza Repubblica, così ha detto Giorgia Meloni. Su questo ci sarà una parola definitiva in settimana, probabilmente venerdì. Parliamo dell'elezione diretta del Premier e però di una norma che è ancora da chiarire, che è quella rinominata la norma antiribaltone. E questa ce la possiamo spiegare così. Giorgia Meloni l'abbiamo sentita dire più volte. Su questo proveremo poi nel corso della puntata con Sabino Cassese a fare chiarezza. Grazie Ludovica Ciriello, poi torniamo da te. Andiamo invece da Isabella Ciotti, che sta seguendo. Non ce l'abbiamo? La Testi, da Tel Aviv. Buongiorno. Di fronte a quella nota tavola apparecchiata. Buongiorno, davanti David. Al Ministero della Difesa. Vai. Buongiorno David, come hai detto tu, questa è la tavola dello Shishi del venerdì, la tavola che apre lo Shabbat, e è il ricordo appunto del 7 ottobre, giorno ricordo in cui c'era proprio lo Shabbat. Come vedete qui ci sono gli ostaggi, ci sono soprattutto questi seggiolini per bambini, il ricordo dei bambini che attualmente si trovano ostaggio all'interno di Gaza. Come hai detto tu in apertura, è salito il numero degli ostaggi. Vi continuo però a far vedere quello che ogni giorno c'è qui a Tel Aviv. È salito a 240 persone. C'è però un'incognita: quei 40 dispersi che ancora Israele non sa se siano all'interno di Gaza oppure se abbiano perso la vita durante il 7 ottobre. Questi sono i cittadini che ogni giorno vengono qui per sostenere le famiglie, cantano, mangiano, stanno insieme. E poi ci sono questi
grandi teli che sono stati messi al suolo, dove ognuno scrive il proprio pensiero. Molti dicono: riportateli a casa, questa è la nostra priorità. Dopo vi faremo vedere una famiglia che purtroppo attende il ritorno del proprio caro, un ragazzo di 22 anni, e ci faremo anche spiegare che cosa pensano di quel video che Israele ha deciso di non mandare più in onda, ma che comunque è stato visto da tutte le famiglie dei 240 ostaggi. Grazie Elena Testi. Tra poco poi sarà con noi anche Vittorio Feltri, che oggi esce con il suo libro Fascisti della parola, edito da Rizzoli, e quindi vi daremo un'anteprima assoluta. Però prima, come annunciato, è microfonato e quindi è pronto Giovanni Minori, buongiorno. Ciao. Mix 23, ciao. Radio 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ciao. E allora, caro Minori, ripartiamo da qui, sì. E cioè ripartiamo da quello che sta accadendo, in particolare tra poco lo vedremo il video degli ostaggi che la televisione israeliana non ha mandato in onda, sì. Lo faremo vedere al nostro pubblico. Netanyahu ieri ha detto no al cessate il fuoco, i soldati avanzano nel nord della striscia di Gaza. Volevo ripartire da te proprio da queste valutazioni, da quello che è anche però il contesto internazionale. Io vorrei essere molto semplice e molto chiaro. Beh, come da tua tradizione. Ci provo. Allora, in questa guerra dei video, perché si tratta di una guerra dei video, perché è una guerra sul terreno ed è una guerra di comunicazione, Israele ha subito un massacro di portata straordinaria, incredibile, però praticamente non l'abbiamo visto. Ci è stato raccontato, le immagini sono state pochissime e non si è costruita l'emozione collettiva del mondo intorno, come per l'Olocausto, faccio un esempio. Certo. Non si è costruita perché subito dopo Netanyahu ha detto vado, spiano Hamas, rado al suolo la striscia di Gaza e libererò tutti e farò un massacro. Questa cosa qui si è sovrapposta all'emozione che si sarebbe dovuta e potuta costruire a favore della situazione che si era creata nel mondo intero. Questo no. Perché nessuno, tutti, caro Giovanni, hai fatto bene a partire dalla comunicazione, sì, dalle immagini, tutti hanno deciso di non pubblicare quelle immagini. Sì, hanno deciso di non pubblicare. Anche la ragazza con la testa mozzata. Ma invece gli altri hanno pubblicato tutto, pubblicano tutto. E quindi, se c'è anche la guerra dei video va combattuta. C'è una guerra di comunicazione che Netanyahu, certo, ha già perso in partenza non combattendola. Certo. Non combattendola, ha deciso di non combatterla. E ha deciso però di fare quello che non ha fatto. Ha detto di fare quello che non ha fatto. Vado e stermino la striscia di Gaza subito. Non ha detto stermino, ha detto vado a prendere i terroristi di Hamas. No, prima ha detto proprio vado e spiano. Poi lentamente ha capito che forse 2 milioni di palestinesi e il gruppo di Hamas non erano esattamente la stessa cosa, quindi ha cominciato a distinguere, anche perché la pressione internazionale è diventata rapidamente fortissima su di lui. E quando Biden è andato a Gerusalemme, a Tel Aviv, e gli ha detto attento, non fare gli errori che abbiamo fatto noi dopo l'11 settembre, che in preda al raptus dell'odio, della vendetta, siamo andati a cercare Bin Laden in Afghanistan e poi siamo andati invece in Iraq, Afghanistan, no, abbiamo cambiato indirizzo, non si è capito più cosa facevamo e abbiamo sbagliato, non fare quell'errore a noi è costato carissimo. A te potrebbe costare carissimo, perché? Perché la sollevazione dell'opinione pubblica araba nei confronti contro Israele, noi avvertiamo in giro per il mondo, lo vediamo, ci sono tanti segnali. Anche tu che il clima sta cambiando. Ma sta cambiando tremendamente, ma anche molto per colpa degli errori di Netanyahu. Io lo dico, voglio dire con un'enorme chiarezza, perché lui non ha ascoltato in nessun modo il monito di Biden. Addirittura ha fatto un errore peggiore, ha dato la colpa all'esercito e ai servizi segreti di non averlo informato e che quindi lui non ha potuto poi agire. Ha ritirato quel famoso post. Dopo ha fatto marcia indietro, ma vuol dire segno di una certa confusione mentale da parte del comandante in capo. Comandante in capo che perde credibilità se teniamo conto che già mezza Israele è contro di lui. Io mi ricordo un episodio, scusa, voglio dirlo, sì, mi ricordo l'episodio del comandante del suo aereo che si rifiuta di salire sull'aereo e di guidarlo per portarlo non so dove doveva andare. Proprio a Roma. Sì, doveva venire a Roma. All'epoca delle manifestazioni. Doveva venire a Roma e lui si è rifiutato di sé. Quindi ti dice il clima che c'era già in Israele. Su questo
questa serie di errori continui che forse perché troppo pressato, incerto, poco sicuro della sua maggioranza e del suo consenso, che diminuisce al volo e in corrispondenza alla crescita dell'anti, non dico antisemitismo, ma di un fastidio crescente in giro per il mondo, lo vediamo, certo. I casi sono tantissimi. Voglio dire una cosa e finisco. Credo che Netanyahu, nell'interesse delle democrazie occidentali e nell'interesse di Israele e nell'interesse degli ostaggi, ci ricordiamo, lui chiede liberazione degli ostaggi senza condizioni, abbiamo visto come è andata a finire quando il Papa l'ha chiesto per Moro, non mi sembra che ha funzionato tanto la richiesta. Ieri sono riusciti a liberarne una, sì, dell'esercito, c'è stato anche ci sono così delle manifestazioni di giubilo. Così ci dicono. Questo c'è, no, no, ci dicono, l'ho visto, ci dicono che l'hanno liberata. Non so perché una sola, era proprio isolata, messa in un angoletto, perché sennò e adesso su questo stato ci sono dei dettagli forse, che stanno uscendo. No, interessante, sì. Interessante. Però dico, secondo me, quella che potrebbe sembrare una sconfitta sarebbe il colpo di teatro che può rovesciare a favore di Israele, dell'Occidente e dell'Islam moderato. E quale sarebbe? Le dimissioni di Netanyahu. Che lascia perché ha sbagliato. Ha sbagliato. L'ha detto anche lui, ho sbagliato qua. Fine. Io mi ricordo Golda Meir, dopo Monaco. Dopo la guerra, no, però. Dopo Monaco, non ha detto una parola e uno per uno li ha beccati tutti e li ha ammazzati tutti. Poi si è dimessa. La famosa operazione poi raccontata nel film, sì, di Steven Spielberg, Munich, quello a quello tu fai riferimento. Esattamente. No, dico, quindi, io credo che sarebbe una mossa che rovescia la situazione completamente. Rimaniamo su questo. Tu dici le responsabilità di cui si è assunto anche in parte Netanyahu, poi la confusione anche nella comunicazione, l'attacco che aveva fatto ai militari poi ritirati. No, anche i servizi, non solo i militari, ai militari. C'è però un punto che ti voglio sottoporre, sì, che è questo. A parte Haaretz, che è il quotidiano di sinistra, che attacca, che dal giorno 1 sconti. Ma l'altra grande questione politica è questa. In questo momento però in Israele maggioranza e opposizione, al netto di tutti i limiti delle cose che tu hai ricordato, sostiene l'intervento con molta incertezza militare. con molta incertezza dentro il governo. Sappiamo che ci sono ministri che sono proprio tenuti dentro il governo, cioè Benny Gantz, che è entrato nel gabinetto, sì, di guerra, che era l'uomo dell'opposizione. Ma voglio dire, non è una cosa così automatica e pacifica, è molto discussa. Io penso che questa sarebbe una mossa, la mossa del cavallo, che sembra come negli scacchi, sì, dove come fai negli il passo... scacchi, che sembra una sconfitta, ma invece ridà completamente le carte, permetterebbe di aprire la trattativa, sicuramente permetterebbe di aprire la trattativa sugli e in ogni caso rovescerebbe a favore dell'Occidente democratico e di Israele, che è la punta di diamante di questo Occidente democratico, la situazione, perché si ridanno le carte. E, tu parlavi prima degli episodi di antisemitismo che si vedono nel, sì, mondo, e di un Israele che rischia di isolarsi. Ma hai visto i sondaggi che date sì, anche voi alla Sette? Certo. Sono tutti impressionanti, perché 60%, 70% dice, ma insomma, ecco, tu vediamo. Dici, è stata una guerra combattuta per immagini, qualcuno l'ha fatto molto sapientemente, il fronte palestinese, qualcuno non l'ha fatto. Ma secondo te, vediamo le immagini del Dagestan intanto, ce le abbiamo, quelle di ieri, dell'assalto all'aeroporto del Dagestan, lo ricordiamo, sì, una repubblica russa, eccolo qui, a maggioranza islamica, ma impressionante, lo ricordava prima Minoli, siamo al 29 ottobre del 2023, un tentativo vero e proprio quasi di linciaggio, no? Di caccia all'ebreo, non tanto perché israeliano. Ebreo, c'è una monta questa cosa, e chi la può fermare? La può fermare soltanto Netanyahu con le dimissioni. È un gesto, cioè, dici, è un gesto estremo, ma che spiazza tutti. Raffredderebbe questo non solo clima. Cambierebbe lo scenario e darebbe lo spazio agli arabi moderati, ai democratici in giro per il mondo, di dire ecco la superiorità delle democrazie contro i terroristi e tutti le i regimi terroristi. Certo. Ecco, questa è la superiorità della democrazia. Il fatto che ho sbagliato, mi dimetto. Il fatto ti colpisce, in questo caso ormai siamo al 21° giorno di guerra. Perché ci ha messo anche una vita per partire, eh?
perché ha perché le pressioni, le cose, no, sembrava che il giorno dopo partisse, non è vero. Cioè... Beh, anche quello, come tu sai, diciamo, è un'operazione che è complessa da costruire, i riservisti da chiamare. Non si parla, si fa. Ti ho citato Golda Meir, che poi si è dimessa dopo la guerra, però... Quelli di Monaco è andata a prenderli uno per uno in silenzio senza dire una parola e ha fatti secchi tutti. C'è una cosa molto sibillina che tu forse ci puoi spiegare. Ieri il Qatar a un certo punto, in una dichiarazione che abbiamo letto in diretta, ha detto: sono gli Stati Uniti che ci hanno chiesto di ospitare i leader di Hamas. A me questa cosa ha colpito moltissimo. Il Qatar, lo abbiamo raccontato, è uno stato strano dove c'è la sede della più importante televisione, Al Jazeera, che noi monitoriamo, c'è una base americana. La seconda. E poi c'è l'Arabian, che è quell'altra che però afferisce più all'Arabia Saudita. Ma è questo stato strano in cui si ospitano i capi politici di Hamas, c'è una base americana però anche. Non è che non è così strano in Medio Oriente questo mix di sostegno e di antagonismo con le varie fazioni di terroristi. Spesso sono alimentati da alcuni che sono insospettabili, poi diventano nemici, poi ritornano amici. Sì, uno scacchiere di in movimento continuo. Sempre in movimento. Il fatto che il capo del Mossad si sia recato in Qatar e quindi c'è aperta una... trattativa in corso. Non lo so se è andato perché c'era aperta la trattativa, però è andato per cercare di aprirla sicuramente. È questo capo del servizio segreto che è stato attaccato, non dimentichiamocelo, da Netanyahu, il capo dello Shin Bet, addirittura ha detto è colpa nostra, aveva detto, poi se l'è rimangiato anche lui. Certo. Cioè, c'è un gran casino. Allora, io penso che le dimissioni di Netanyahu sarebbero un gesto di un coraggio e di una vittoria della democrazia, apparentemente una sconfitta, perché il capo che si ritira in mezzo alla guerra può sembrare una sconfitta, ma aprirebbe la possibilità di dialogo su molti fronti e offrirebbe alla democrazia. E come farebbero però a gestire questa fase? Cioè, è vero che oggi c'è Benny Gantz, che sì, era il leader dell'opposizione. L'unica cosa che non manca mai è quello dopo. Quello dopo c'è sempre, dovunque. Certo, però anche quelli sono passaggi che, come tu ben sai, nelle democrazie implicano un ruolo centrale del Parlamento, cioè non è in uno stato di guerra. La organizzi. All'epoca delle Brigate Rosse. In uno stato di guerra si organizza di tutto. All'epoca delle Brigate Rosse, di fianco a Cossiga, c'era l'uomo mandato dagli americani che lo guidava in ogni mossa. L'abbiamo visto, io l'ho intervistato personalmente e ha raccontato che lui è arrivato a Roma dicendo: Moro deve morire, punto, e Moro è morto. Senti, un'ultima cosa che ti voglio chiedere, che in qualche modo ritorna un po' alla politica italiana. Venerdì ci sarà, il 4 novembre, questa manifestazione di Matteo Salvini per l'Occidente in nome di Oriana Fallaci in piazza a Milano. Facciamo vedere la locandina. Da una parte c'è il governo, anzi c'è Crosetto, ministro della difesa, che ha una posizione anche molto molto prudente in questi giorni. Meloni, che all'ONU ha tenuto il punto, si è astenuta rispetto a quella risoluzione, e Salvini, che il 4 farà questa manifestazione. Rivediamo gli slogan, eccolo qua: per la difesa dell'Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace. Che impressione hai di questo? Boh, come sempre Salvini va un po' oltre, no, però la sostanza c'è, la sostanza è un po' quello che ti sto dicendo, cioè ci vuole un fatto per innescare la difesa dell'Occidente, dei diritti, della sicurezza e della pace. Il fatto, secondo me, sono le dimissioni di Netanyahu. E questo, tu dici, potrebbe riportare anche Israele all'interno di un dibattito politico. Ma naturalmente Israele dimostrerebbe che... Avete dimostrato che siete... Ma dimostrerebbe che nel momento peggiore della sua esistenza, nell'ora più buia della sua esistenza, è in grado di fare un gesto democratico di una portata straordinaria. E quindi resta l'esempio per tutti. Grazie a Giovanni Minoli, che speriamo di avere qui. Mix. Ciao. 23 dal lunedì al venerdì, stasera puntata su, così lo stasera, diciamo. Stasera due puntate oggi e domani sulla storia di Mussolini, perché sono infatti la marcia su Roma, l'anniversario della marcia su Roma. Certo. Grazie a Giovanni Minoli. Ciao. Elena Testi intanto da Tel Aviv e altri ospiti che arrivano: Maurizio Gasparri, Giuliana Sgarena, Vittorio Feltri, che credo sia già collegato, che tra poco salutiamo. Vai Testi, buongiorno.
Buongiorno David, di nuovo. Come vi avevo detto, vi avrei fatto vedere soprattutto una storia. Io sono in compagnia di Shir, la lasciamo seduta perché sono stati giorni provanti per loro e oltretutto è in dolce attesa. Lui è Omer, 22 anni, è stato rapito durante il rave. La madre l'ha saputo nella maniera più drammatica. Era proprio un live durante quello che stava accadendo. Alla fine non lo hanno più sentito. Un amico gli ha detto, lo abbiamo visto, che lo portavano dentro Gaza. Lei è la cugina, è qui ogni giorno insieme alla zia. Le abbiamo chiesto che cosa pensasse di questo video che è stato mandato ieri in onda e poi tolto dalle televisioni israeliane. Ci ha detto quella è propaganda di Hamas, è giusto che quel video non venga fatto vedere. Noi però chiediamo una cosa, chiediamo che prima di tutto i riflettori su questi volti e sui 240 ostaggi non si spengano e anche la liberazione ieri della soldata sì, ci rende felici, ci consola, ma non è abbastanza per noi. Ce lo dicono sempre con questi volti, come vedete, che sono veramente provati, stanchi, sono 3 settimane, qui si parla di persone che chiaramente non vogliono neanche entrare, David, nei dettagli della guerra, non vogliono parlare se il bombardamento è giusto, sbagliato, se la strategia di guerra che segue Netanyahu sia quella da seguire. Loro vogliono solo una cosa, che ripetono da 3 settimane: vogliamo i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri padri, le nostre madri, le nostre sorelle, ma soprattutto, dicono, i nostri bambini a casa. Grazie Elena Testi. Allora, se è collegato, lo vedo, lo saluto, il direttore Vittorio Feltri. Ciao caro Vittorio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi. Fascisti della parola da, beh, vediamo la copertina perché poi, come dire, anche nella grafica c'è la notizia, da negro cancellato a vecchio cancellato, da frocio cancellato a zingaro cancellato, tutte le parole che il politically correct ci ha tolto di bocca. Ci arriveremo perché è un libro che si lega anche perfettamente a quella che è l'attualità di questi giorni. Feltri a un certo punto nel libro scrive: il giornalismo deve mettere scompiglio, altrimenti meglio leggere soltanto i necrologi o la lista della spesa, caro Vittorio. Beh, anche nei necrologi mi verrebbe da dire importante non esserci, diciamo, no? Almeno in questo caso. Sì, non essere i protagonisti, diciamo. Esatto. Questo è verissimo. Io sono convinto di questo, ma devo dire che fare la lotta al vocabolario è una delle cose più stolte che si possa fare, anche perché la nostra lingua, l'italiano, è il volgare, no? Cioè è una degenerazione del latino e quindi andrebbe rispettata almeno all'origine, un impianto che poi ormai è secolare, siamo tutti abituati ad esprimerci in un certo modo, e che intervenga qualcuno conformista che per iniziare una moda che io trovo turpe cancelli dei termini e li sostituisca con altri termini che peraltro non c'entrano mai il soggetto, e questo mi sembra veramente un esercizio stupido. Cerchiamo di conservare quel poco che ci rimane della classicità, non dimentichiamo che il latino è una lingua meravigliosa, certo, e che ha dato un impianto anche alla lingua italiana, e quindi dobbiamo conservare la lingua italiana, non fare delle guerre così cretine, stolte, che ci vietano persino di pensare in un certo modo, perché le parole sono il rivestimento del pensiero. E se il pensiero non ha modo di vestirsi bene, la gente non capisce, comunque viene meno quella comunicazione immediata che la nostra lingua ci ha insegnato. Che è di una grande ricchezza. Adesso ci torniamo, perché poi sul termine fascista in genere, no, è un termine anche molto abusato e utilizzato in quasi ogni occasione. Adesso lo riprendiamo. Benvenuto a Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, senatore di Forza Italia, e come dicevo, benvenuta a Giuliana Sgrena, giornalista, scrittrice. Il nostro pubblico attento la ricorderà, che nel 2005 fu tenuta per più di un mese ostaggio di un'organizzazione jihadista in Iraq.
Non era jihadista, per fortuna. Era un'organizzazione? Era un'organizzazione che faceva parte della resistenza irachena, ma era un'organizzazione laica. Laica, laica. Per fortuna. E nella sua liberazione perse la vita l'agente Callipari, Nicola Callipari. Lo abbiamo ricordato più volte perché poi Mancini è stato anche nostro ospite, quindi insomma la sua storia l'abbiamo seguita. È particolarmente importante, e la ringrazio ancora per essere qui oggi, perché vorremmo in questa parte di trasmissione cercare di capire che cosa sta avvenendo sul fronte degli ostaggi. Intanto in questi 20 giorni di guerra è salito il numero, oggi sono 240 secondo il Ministero della Difesa di Israele, e io vorrei però partire da qui, da questo video, farvi rivedere quello che la televisione israeliana ha deciso di non mandare in onda, cioè lei forse l'avrà già visto, sì. Questo appello di queste tre donne che sono nelle mani di Hamas, e da qua partiamo, prego. Bibi Netanyahu Shalom. אנחנו נמצאים בשבי, בשבי החמאס, 23, כמה ימים? 23 ימים. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נוסעים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשלה הזאת שעשית בשביעי לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו, ואנחנו אזרחים תמימים, אזרחים שמשלמים מיסים למדינת ישראל, נמצאים בשבי, בתנאים לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צהל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו, עכשיו! In quel, per chi conosce la lingua ebraica, un po' quell'ebraico da strada lo conosco, quel akshav ripetuto più volte vuol dire ora, adesso, devi farlo ora. Allora proviamo a capire, c'è Dario Fabri anche che ci ha raggiunto, buongiorno direttore di Domino, grazie per essere con noi. Allora Giulia Asgreira, facciamo un giro molto rapido ma giusto per capirci, lei che è stata prigioniera crede che quella donna parlasse intanto sotto una evidente pressione psicologica, sotto la minaccia dei suoi carcerieri? Secondo lei il testo, anche questo è importante da capire, certo, era stato scritto oppure è un flusso di una legittima rabbia di una persona che sta lì e fa appello al proprio governo dicendo libera anche i prigionieri che sono in carcere in Israele, che sono i terroristi che lo Stato di Israele ha arrestato, e portaci a casa? Come lo interpreta lei? Beh, innanzitutto quando uno è ostaggio non può decidere cosa dire in un video, certo, naturalmente, quindi il contenuto sicuramente è stato gestito dai sequestratori. Ora, anche se non hanno la pistola puntata, questi ostaggi sono ostaggi, quindi sono prigionieri e si sentono sotto minaccia. Però poi l'emozione invece non riescono a controllarla i sequestratori, perché l'emozione che esce da questa donna è invece tutta sua, così come quando è successo a me, a un certo punto l'emozione mi ha travolta, ma non perché i miei sequestratori mi avevano detto a quel punto di piangere, no, perché a quel punto mi era uscita una forte emozione. E il contenuto lo stabiliscono loro, ma la gestione poi dei sentimenti no. Ora, queste donne, come molte altre, se sono più di 200, è comunque un'enormità. 240 gli ostaggi sono, oggi. Sono ostaggio di una guerra. Come sono ostaggio di questa guerra i palestinesi della striscia di Gaza. Perché non possiamo ritenere tutti i palestinesi di Gaza jihadisti, comunque facendo parte di Hamas. Perché sarebbe un'enormità questa. Quindi gli ostaggi chiedono innanzitutto di essere liberati e di avviare una trattativa, perché le condizioni che pongono questi ostaggi sono condizioni politiche. È un sequestro che ha degli obiettivi politici. Sì, diciamo che i fondamentalisti di Hamas chiedono, oltre ad aver fatto quello che hanno fatto il 7 certo, ottobre, certo, le violenze, gli sgozzamenti, eccetera, dicono a Israele liberate più di 1000
1200 terroristi, che loro non li chiamano terroristi, vedete, che sono chiusi nelle vostre carceri. Non tutti quelli che sono nelle carceri israeliane sono terroristi. Abbiamo avuto molti esempi. Però è impossibile forse anche per uno Stato democratico accettare il permesso che la vita umana per Israele è fondamentale. Si ricorda chi lascia lì, il soldato israeliano? E hanno liberato mille prigionieri. Per un soldato hanno liberato mille prigionieri. Dopo 5 anni. Sì, sì, certo. Allora, la condizione, però, evidentemente c'è la possibilità di un'apertura di una trattativa. Questa, secondo me, emerge anche da questo video. Non a caso i dirigenti vanno in Qatar, perché il Qatar è il finanziatore di Hamas, ma il Qatar è la sede più importante dei Fratelli Musulmani. Lì ci sono i capi di Hamas, cioè i Taliban e tutti questi trovano sempre ospitalità in Qatar. Quindi il Qatar ha un ruolo importante e si può veramente pensare che possa fare la mediazione per la liberazione degli ostaggi da una parte e dall'altra parte di prigionieri nelle carceri israeliane. C'è poi, Maurizio Gasparri, poi ritorniamo anche da lei, una strategia molto precisa da parte dei terroristi di Hamas, che è quella di pubblicare e far vedere solo foto di donne. Allora, abbiamo visto la foto delle due anziane che sono state liberate, anche con questo filmato di propaganda, loro che si tengono, ce le abbiamo forse le immagini, che si tengono per mano. Qualche giorno fa. E oggi questo video con questo appello di queste donne al governo di Netanyahu. Ma gli ostaggi sono tali proprio perché sono strumento di ricatti, cioè non è una novità questa. Prima sentivo che parlavate della vicenda Moro con Minoli. Le lettere di Moro erano una minaccia, un ricatto, no? Si è discusso a lungo, erano sincere, non erano sincere, e Moro era impietoso nei confronti del suo sistema politico e dei suoi colleghi, ma era una persona prigioniera che poi in quel caso è finita con una tragedia. Quindi è ovvio che gli ostaggi vengono ripresi per lanciare appelli disperati e disperanti di questa natura. E se no non verrebbero rapiti. Ma io penso, noi abbiamo visto queste donne disperate, ma lì ci sono dei bambini. Credo, se ricordo bene, che 50. C'è un bambino di 9 mesi addirittura, nei primi giorni si disse, poi non ho un aggiornamento puntuale. E quindi è una cosa di una mostruosità totale, perché quindi fa parte di noi. Poi la questione trattare o non trattare è antica, caro Parenzo. Nei sequestri fatti da gruppi laici o jihadisti, molte volte si è pagato, non si è pagato, su queste cose c'è sempre un velo di mistero, e salvare una vita è importante, però a volte... Beh, l'Italia l'ha fatto con Giuliana Sgrena. Voglio dire, uno dei nostri migliori agenti, Callipari, sì, ma adesso, ci ha rimesso la vita, e Mancini, che è stato anche nostro ospite l'altro giorno. Ciao, Verde Mancini. Era uno dei grandi artefici. Vabbè, insomma, anche dell'autocrizio, le carriere vanno viste tutte, insomma, no? Quindi non confondiamo martiri con altre cose. Quindi è ovvio che questo è un dilemma antico come la storia dell'uomo, e quindi deve prevalere la vita o la fermezza. I partiti della fermezza e della trattativa si manifestano in ogni momento. Dopodiché lei ha ricordato che Israele, per liberare un soldato che era diventato un simbolo dopo anni, liberò 1000 persone. Quindi, voglio dire, ricordiamole queste cose, per dire come anche Israele, che viene considerato cattivissimo prevaricatore, ha subito un ricatto. Sostanzialmente. Allora, sentiamo anche subito Feltri, però prima vediamo questa clip invece della soldatessa che è stata liberata grazie alle operazioni israeliane nella striscia di Gaza e all'intervento del servizio segreto dello Shin Bet. E abbiamo le immagini della liberazione di questa soldatessa e la festa di giubilo in piazza ieri. E poi sentiamo subito Feltri su questa difficile e complicata partita degli ostaggi. E questa è l'immagine invece della soldatessa che è ritornata a casa con l'abbraccio dei genitori. Che effetto ti ha fatto, caro Vittorio, vedere l'appello di questa donna nelle mani di Hamas, che si rivolge così al capo del governo Netanyahu? Che idea ti sei fatto della vicenda degli ostaggi? Sì, ma intanto questi fatti mi fanno piombare in un'epoca molto più oscura di questa, il che significa che certe
cose orrende sono sempre destinate a ripetersi. Io però voglio dire una cosa, se me lo consentite. Io sono ebreo ad onore, ho anche un albero nel giardino dei giusti e quindi io non posso tradire Israele e penso che, nonostante certi errori, io debba sempre stare dalla loro parte. In questo caso addirittura mi risulta che il 7 ottobre sia stata compiuta una strage da parte di Hamas. E adesso Israele dovrebbe rispondere a questo pugno in faccia con una carezza. Mi sembra veramente troppo. Io sono convinto che Israele magari sbaglierà le tattiche, sbaglierà le strategie, ma la ragione è dalla parte di Israele, la quale ha subito un assalto vergognoso, e la questione degli ostaggi, secondo me, dovrebbe essere risolta così. Quanti sono gli ostaggi? 240? Sì. I nostri, diciamo così. Benissimo, liberiamo 240 carcerati, cioè parità di numero, e dopodiché il problema potrebbe essere risolto. Però bisogna vedere poi se Hamas è così disposta a trattare. Così, conoscendoli, non mi sembra probabile che siano malleabili al punto da accettare di sedersi attorno a un tavolo e di risolvere una questione che è veramente bestiale. Una cosa così io non l'avevo mai vista, anche perché ho avuto la fortuna di non vivere direttamente la Seconda Guerra Mondiale. Però questa cosa mi ha sconvolto e veramente sono convinto che l'episodio debba spingere tutti a essere dalla parte di Israele, da parte della civiltà, da parte della democrazia, e non da parte di gente che non sono soltanto terroristi, sono anche dei sequestratori, e quindi il peggio che c'è, perché il sequestro prevede un ricatto, e chi fa i ricatti secondo me fa schifo. Ed è difficile che una democrazia possa in qualche modo stare al gioco del ricatto. Torno dalla sgrena, prima però Dario Fabbri, che è collegato con noi, e le immagini a segnazione 1 che ci arrivano direttamente dalla piazza di Tel Aviv, dove ormai da 24 giorni davanti al Ministero della Difesa c'è questo presidio permanente delle mamme, delle figlie, dei cugini, dei parenti, degli ostaggi saliti a 240 che chiedono il loro ritorno a casa. Fabbri, la vicenda degli ostaggi è però una vicenda che riguarda anche le trattative, i rapporti tra i paesi, il ruolo che può avere in questo il Qatar. Notizia di questi giorni che è uscita proprio oggi è che ci sarebbe il capo del Mossad che si sarebbe recato direttamente in Qatar per provare ad avviare una trattativa. Ma in realtà per Hamas avere questi ostaggi vuol dire continuare ad avere non solo il coltello, come metaforicamente, ma ovvio 240 persone in mano. E quindi è difficile capire la trattativa su cosa può essere. Quello che sappiamo, come avete ricordato, David, in studio più volte, questo scambio di prigionieri, tutti peraltro, Hamas chiede il rilascio di tutti i suoi prigionieri nelle carceri di Israele, e in cambio ovviamente di quelli sarebbero 239, dovrebbero essere 238, vista la liberazione della signora a cui abbiamo assistito, ma i numeri, come giusto, non possono essere chiari in questo momento. Il fatto che, non lo sappiamo, ma può essere che il capo del Mossad si sia recato in Qatar fa parte della grammatica, cioè ci sta. Scusa Dario, scusami, sì. Mi hanno appena portato una notizia da Parigi, adesso faremo tutte le verifiche del caso, ma è un'ansa con tre croci, una donna grida Allah Akbar minacciando un attentato in stazione, forse a Paris Gare du Nord, la polizia le spara. Adesso vi daremo altri dettagli sulla dinamica, ma questa, scusa se ti ho interrotto, è una notizia dell'ultimo minuto. Vediamo di fare degli approfondimenti. A Parigi la polizia spara su una donna che grida Allahu Akbar. Prego, scusa Fabri. No, questo si è confermato, ovviamente. In questo momento non abbiamo contezza. Ci ricorda che il celeberrimo conflitto di civiltà è soltanto nella testa
di qualche criminale nato e cresciuto nel nostro continente che si autoradicalizza di solito nelle nostre balie, perché gli eventi di questi tempi ci dimostrano che il Medio Oriente è molto diviso, per usare un eufemismo, e non esiste o quasi lo scontro tra musulmani, cristiani, figurarsi, israeliani, quindi ebrei, eccetera. Va ricordato per chi ci ascolta, anche per questi criminali che si lanciano in questi atti, che l'attacco di Hamas a Israele, che avviene per un'agenda propria, Hamas vuole controllare anche la Cisgiordania, oltre a controllare la striscia di Gaza, ma avviene anche per impeccata iraniana, perché contro l'Iran si è creato in Medio Oriente un fronte che vede Israele al centro e molti paesi arabi sotto l'ombrello militare di Israele. Israele tutto è tranne che un paese, ovviamente, per dire una banalità, a maggioranza musulmana. Chiusa parentesi sul fatto che è stato rilanciato dall'ANSA. Invece per quanto riguarda gli ostaggi, sì, Hamas... C'è una precisazione, sì, scusa Dario, così vediamo un aggiornamento. Allora, l'allarme è avvenuto nel metro, mi arrivano qui agenzie più altre, vieni, entra pure, così le diamo direttamente. Allora, le agenzie ufficiali dicono che Francia, a Parigi, una donna con abaya minaccia di far saltare tutto, polizia le spara. La donna che questa mattina è stata prima isolata dalla polizia in una stazione del metro parigino, poi ferita, era completamente velata, dicono dal Ministero dell'Interno di Parigi, era completamente velata, inneggiava al terrorismo e ha gridato alla Akbar, secondo quanto riferiscono i testimoni citati dai media francesi. La sconosciuta proveniente dalle banlieue è stata isolata nella stazione Bibliothèque François Mitterrand, che è stata fatta immediatamente evacuare da tutti i passeggeri seguendo le indicazioni. La polizia era stata allertata fin dalle stazioni di Banlieue del Val, dove la donna aveva gridato minacce di morte sul treno rivolta ai passeggeri. Quindi, insomma, una dinamica molto particolare che è durata più di qualche minuto, e alla fine la polizia ha sparato. Devo dire che andiamo in pubblicità e poi ritorniamo, ripartiamo da Feltri e tutti gli altri ospiti. Pochissimi minuti. E allora vi ritorniamo in diretta dandovi questo aggiornamento, appunto, che arriva direttamente dalla Francia, anzi dalla metropolitana di Parigi, dove questa donna, Giuliana Sgrena, con l'abaya minaccia di far saltare tutto e poi è stata uccisa dalla polizia. L'abaya, spieghiamo, è l'abito... È un velo che copre dal capo fino ai piedi, quindi copre tutte le forme del corpo. Che è diverso dal burka, che invece copre anche... È diverso dal burka, che copre il viso completamente, sì. Ed è l'abito tradizionale... No, è abito che viene portato in alcuni paesi, non è né tradizionale né un'imposizione religiosa, perché il Corano non prescrive il velo, però è molto diffuso e soprattutto viene imposto dai fondamentalisti, no? Alle donne, perché coprono interamente il loro corpo. Però io vorrei dire una cosa. Sappiamo che a Parigi, in Francia, ci sono oltre di 6 milioni di musulmani. Sì, certo, soprattutto di origine algerina. No, vorrei dire una cosa su quello che ha detto Feltri prima, perché il disprezzo totale per la vita dei palestinesi... La donna di Parigi non è morta, mi dicono, poi lo riprendiamo. Gli hanno sparato, ma non è morta. Comunque, voglio concludere questa cosa, che quello che ha detto Feltri, quel suo disprezzo nei confronti della vita dei palestinesi, è razzismo. Io ho amici... No, verso Hamas, non verso i palestinesi. No, però ha detto... Non considera gli 8.000 morti palestinesi, dice che bisogna stare senza se e senza ma con Israele. Allora, Israele sta commettendo un genocidio nella striscia di Gaza, i coloni lo stanno facendo in Cisgiordania. Allora, io sono per la cultura della vita, non della morte. Però il genocidio prevederebbe che ci sia una volontà di uccidere un popolo, cosa che da parte di Israele non c'è. Che Israele sgozza i palestinesi. No, li ammazza, li bombarda, e lì i palestinesi non si possono considerare tutti palestinesi Hamas, perché sarebbe voler dare a Hamas un potere straordinario che spero veramente non abbia. Quindi colpire tutti i palestinesi solo perché c'è Hamas vuol dire non risolvere il problema, perché se si vuole eliminare Hamas non lo si può fare solo militarmente, non è mai successo, lo si deve fare anche politicamente. Non c'è mai Sgrena, non c'è mai stata una rivolta, poi si deve subito Feltri e Gaspari, ma perché secondo lei non c'è mai stata una rivolta
da parte anche dei cosiddetti palestinesi moderati contro il regime di Hamas? Perché questo non si è mai verificato? Ci sono quello che è avvenuto per esempio in Cisgiordania. Non era una situazione che obbediva ai diktat di Hamas, però si è voluta distruggere la laicità del popolo palestinese, perché io quando ho cominciato a frequentare la Palestina i palestinesi erano laici, ed è stata proprio la repressione continua che li ha portati a un'estremizzazione, a un fondamentalismo in questo caso islamico, ma quelli che si confrontano attualmente in Medio Oriente sono tutti fondamentalisti, perché gli ultimi governi israeliani, e io conosco molti democratici in Israele, amici miei, che è quello che è prevalso ultimamente, che quindi vuole espellere i palestinesi dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, è una forma di fondamentalismo. Feltri e poi Gaspari. Per questo poi si diffonde nel mondo. Si diffonde perché poi questo fondamentalismo ha degli artefici in giro per il mondo, però, quello che vediamo in Francia. Un conto però è un governo che cerca di difendere i propri cittadini dal fatto che ogni giorno arrivano non difende anche gli ostaggi su Tel Aviv. Quello ci mancherebbe, certo. Non è stato un caso che è stata liberata la soldatessa e non si sa esattamente come. Si vuole sacrificare gli altri ostaggi come danni collaterali? Io spero proprio di no. Beh, questo assolutamente non credo, anzi, speriamo Israele proprio per di un no. soldato ne ha dati indietro, per uno ne ha dati indietro mille certo, detenuti. Certo, lo so, ma anche in altri casi c'è stato uno scambio non alla pari. Ma la gentile signora mi ha attribuito un concetto che io non ho espresso. Io non ce l'ho con i palestinesi, non è che li voglio uccidere tutti, ma stiamo scherzando. Io dico una cosa, che Israele è stata, mi fai parlare gentilmente, Israele è stata aggredita, come tutti sappiamo, da Hamas, no? Che non sono cittadini svizzeri, da Hamas. E quindi adesso cosa dovrebbe fare Israele? Rispondere con mandando delle cartoline di ringraziamento, oppure è ovvio che cerchi di reagire? Si tratta di reagire nel miglior modo, questo però attiene alle strategie dell'esercito e tocca a Netanyahu dettare i modi con cui attuare la cosiddetta vendetta, come la chiamano, che non è una vendetta. Abbiamo subito un attacco furibondo, ci avete ammazzato dalla gente, in più avete attuato dei sequestri che sono la peggior forma di delinquenza, e adesso cosa volete in cambio? Delle carezze, dei sacchi di caramelle? Non lo so, io dico questo, il punto è chiuso. Poi i palestinesi non me ne frega assolutamente nulla. Gasparri, la novità è che il portavoce della polizia, torniamo sui fatti di Parigi di pochi minuti fa, dice: giusta la decisione di sparare alla donna, gli agenti hanno preso la decisione più corretta, la persona era, dicono fonti della polizia di Parigi, estremamente determinata ad agire, e data la determinazione i colleghi non avevano altra scelta per evitare di essere colpiti da un'esplosione. Ma guardi, non è che posso commentare un fatto di cui non conosciamo, perché un conto se aveva degli esplosivi addosso e poteva esplodere effettivamente questa persona, causare una strage, un conto se una persona casomai disturbata di mente, che andrebbe curata, e quindi non so spiegare. Però questo indice del clima che c'è nella situazione, per cui è ovvio che uno che sta nella metropolitana, il poliziotto, certo, mica può dire che fa, lei c'ha l'esplosivo davvero o meno. Quindi l'attenzione è questa. Voglio dire però un'altra cosa: nessuno è insensibile di fronte alle morti dei palestinesi. Vedere le immagini di quelle mamme che stringono bambini chiusi in dei sacchi bianchi è straziante per tutti, perché un bambino è un bambino, un morto è un morto, adulto. Cioè, dopodiché noi abbiamo un problema, che io voglio dire con chiarezza. I capi, dove sta la telecamera? I capi di Hamas, perché vedevo ce n'è alcuna qui, i capi di Hamas sono dei conigli, perché stanno negli alberghi del Qatar a 5 stelle e poi fanno anche le interviste a altri: vogliamo il sangue del nostro popolo. Perché qual è la differenza? Israele, con tutti i difetti, si può criticare la reazione, tutto il mondo sta dicendo dovete difendere la vostra sicurezza ma non dovete colpire i civili. Poi Hamas mette le armi sotto gli ospedali, Hamas mette le sue basi dove ci sono anche ovviamente civili o addirittura persone malate, quindi è un modo folle di attirare delle reazioni. E poi alcuni
capite mazzi che noi vogliamo il sangue del nostro popolo. Israele è una democrazia, può piacere o meno. In Israele quante volte si è votato negli ultimi anni? Beh, perché tanto, c'è instabilità. Un po' in Italia. No, di molto di più, guardi, molto di più. Perché essendo la Knesset di 100 membri, spesso anche un partito che ha due seggi diventa... Sì. Ma è una democrazia, questa è la realtà. Mentre nel mondo palestinese non si vota dal 2007. L'autorità nazionale palestinese non esiste più. Hamas conquista un movimento terroristico guidato da una banda di conigli che stanno nel Qatar, mentre il loro popolo viene, diciamo, colpito anche e muore. Quindi io sono solidale con le vittime di tutte le realtà e quindi mi indignano le vittime civili palestinesi, i capi di Hamas che hanno aggredito Israele, che hanno tagliato la testa a una ragazza tedesca ebrea, non mi fanno nessuna pietà e quindi Israele ha tutto il diritto di colpire i capi del terrorismo. Dopodiché, io dico, dove sono questi conigli? E quindi qual è la realtà? No, io sto dicendo, i capi di Hamas sono terroristi e conigli, perché stanno nascosti nel Qatar. E io non stimo neanche le autorità del Qatar, con le quali tutto il mondo, anche l'Italia, fa affari. Ci abbiamo fatto pure i mondiali di calcio al Qatar. Il Qatar è uno stato canaglia. Ma io parlo molto chiaro. Vicepresidente del Senato. Ma io sono Maurizio Gasparri e dico quello che penso. Non impegno il Senato. Quindi, questa è la realtà. Dopodiché, nessuna compiacimento. Cioè l'Italia, secondo, questo è interessante, dal punto di vista politico, io l'Italia aborro. Secondo lei non dovrebbe più avere rapporti con il Qatar? Il Qatar c'ha rapporti con tutti, possiede grattacieli in Italia, a Milano, Londra, ovunque, a Milano, sì. In tutto il mondo. Secondo lei però quindi, sarebbe giusto dare un segnale? Io ho massima disistima delle autorità qatarine che sono da sempre finanziatrici pubblici, e ospiti dei peggiori estremisti. Più chiaro i capi di Hamas sono pubblicità, dei conigli che fanno massacrare il loro popolo. Brevissima fase pubblicitaria, se no. Vittorio Feltri può restare ancora qualche minuto con noi, facesse della parola, lo riprendiamo tra poco. Intanto pubblicità, oggi entreranno a Gaza 80 camion di aiuti, lo fa sapere il governo di Israele, questa è una buona notizia, 80 camion di aiuti entreranno nella striscia, tra poco. E allora 12.04, Caterina Bizzarri, gli aggiornamenti dal TG La 7, buongiorno. Buongiorno a te David, dunque nel telegiornale in onda alle 13.30 continueremo ad aggiornarvi sulla guerra, continuano gli attacchi di Israele sulla striscia di Gaza, fonti palestinesi parlano di 50 morti a causa dei nuovi raid aerei di oggi, oggi però è previsto anche l'ingresso di 80 camion dal valico di Rafah, camion carichi di aiuto. Poi cercheremo di capire qualcosa di più su quanto è avvenuto a Parigi, dove appunto una donna ha minacciato di farsi esplodere, è stata colpita e ferita gravemente dalla polizia, gridava alla Akbar. Però in primo piano ci sono i temi economici, con due dati significativi che sono stati diffusi oggi dall'Istat. Uno è positivo e riguarda l'inflazione, in netto calo, ad ottobre scende un più 1,8%, dato che non si registrava dal luglio del 2021, ma poi c'è un altro dato significativo, questo è negativo e riguarda il PIL nel terzo trimestre di quest'anno, fermo a zero, significa che l'economia italiana rimane stabile ma ha interrotto quella crescita che durava ormai da 10 trimestri consecutivi. E tra l'altro sullo stato di salute della nostra economia sta parlando in questo momento il governatore di Banca Italia Visco nel suo ultimo giorno di mandato e vi daremo conto di cosa ha detto. E poi c'è il maltempo che ha colpito molto duro nelle regioni del centro-nord, soprattutto in Lombardia. A Milano è esondato il Seveso e c'è già il rimpallo di accuse tra regione e comune. E nelle bolognese due donne sono rimaste ferite perché è caduto un albero. Vi aggiorneremo di questo e di tante altre notizie ancora nelle TG delle 13.30. A te David. Grazie Caterina Bizzarri. Assegnazione 7. Vi facciamo vedere intanto le immagini che ci arrivano direttamente dal Seveso, eccole qui, queste sono immagini che ci arrivano in diretta, vi daremo tra poco anche noi dei nostri aggiornamenti con Isabella Ciotti. Intanto ci ha raggiunto in studio, buongiorno, ne sono particolarmente lieto, Marianna Aprile che tutte le domeniche dalle 21.15 con Luca Delese conduce in onda, grazie per essere con noi. Allora, sì, assegnazione 7 sono sempre le immagini che ci arrivano in diretta da lì sul maltempo, il lubifragio a Milano, tra poco con Isabella Ciotti. Io trovo veramente incredibile, così adesso come piccola parentesi, che nel 2023
ancora un acquazzone, per quanto violento, per quanto previsto, possa comportare tutto questo. Però vabbè, questo magari lo proviamo. Ti posso testimoniare che anche nel 22, nel 21, nel 20, perché vivevo lì fino a poco tempo fa e esatto, quelle immagini sono sì, abbastanza consuete. Dicevo, all'isola. 23, si chiama Isola 20... il quartiere, peraltro, non a caso. Sì, forse omen nomen si e potrebbe dire in quel caso. Comunque, va bene. Non era... Guarda lì, ad esempio, no? Zampillano... È un tombino che esplode, che no? Impressionante. Vabbè, no, Gaspare, non è che volevo un commento. No, è brutto. Dico, è impressionante, no, che uno... Poi, per carità, certo, no? Non è che volevo farle commentare un tombino, per carità. No, condivido, del condivido. No, io però, commento anche cose meno gravi. No, quello ma è grave. Io rispetto delle istituzioni, però dico... L'Italia 2000... Vai, stringi per piacere con la camera. Non va bene. Italia 2023, il tombino che... Perché dietro fate... Dietro fanno delle cose. Allora, vorremmo però trattare almeno per un istante il caso Soumahoro con una serie di caveat. Si chiama caso Soumahoro, in realtà andrebbe chiamato col nome e cognome delle persone che sono direttamente interessate, perché Soumahoro in questa vicenda non è stato sfiorato neppure da un avviso di garanzia. Abbiamo però questo blob che in qualche modo ricostruisce la vicenda. Però dico, partiamo da qui, che è un dato, altrimenti poi tutto entra nel calderone. Vai, vediamo. Mi dite cosa vi ho fatto? È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone. I want it all. I want it all. La cooperativa era una cooperativa virtuosa. L'essere umano ha bisogno di rispetto, di dignità, d'amore. Vengo a sapere che c'erano dei ritardi, dei stipendi non pagati. Lo viene a sapere questo? Lo vengo a sapere. Da sua moglie. Avevate voi parlato con l'onorevole Soumahoro, con il suo compagno, tutto quello che succedeva nelle cooperative? Ha sentito delle accuse? Avrete voglia quantomeno di difendervi, no? Comunque ha dato l'opportunità a dei nostri rifugiati di fare self-employment. Ritengo che il diritto all'eleganza, il diritto alla moda è una libertà. Faccio un progetto per l'accoglienza di madre sole. Allora, questo subito, Marianna Aprile, Maurizio Gasparri, i giornali, come dire, del centro della destra dicono l'ora delle manette per i Soumahoro, arrestate moglie e suocera. Andiamo a vedere quest'altro. Ha visto cosa serve questo coso qua, no? Questo serve per inquadrare. È uno strumento fenomenale. Bravo, agli arresti Lady Soumahoro, tutte le spese coi soldi nostri, dice la verità. E l'ultimo titolo che vi vogliamo togliere lavoro ai cameraman. È quello. No, no, i cameraman ci sono e sono bravissimi, bravi di me. Il sistema non me li metterà mai contro. Il sistema Soumahoro. Allora, Marianna Aprile, come si deve affrontare questo fatto che in realtà è passato come il caso Soumahoro? Intanto, no? Appunto, non così. Nel senso che non è il sistema Soumahoro. Non è l'ora delle manette per Soumahoro. Soumahoro può piacere o non piacere, si può essere d'accordo o meno con lui, col suo percorso umano e politico, ma non c'entra niente, altrimenti dovremmo dire non c'entra niente innanzitutto perché sappiamo, ma insomma ribadiamo l'ovvio, la responsabilità penale è individuale, ammesso che verrà accertata al termine del terzo grado di giudizio, e quindi nel caso Soumahoro comunque non risponde di eventuali reati commessi da chi gli sta accanto. E poi insomma o si applica sempre lo stesso metodo o non lo si applica mai, perché se decidiamo che Soumahoro debba rispondere dell'operato dei suoi familiari, allora vale sempre, non so se è il periodo giusto per chiedere di rispondere dell'operato dei propri familiari a chi fa politica, insomma ditemelo voi, io posso proseguire. Su questo però mi dà qualche attimo perché io la sorprenderò. Sì. Soumahoro deve partecipare, qual è quel premio del cinema che c'è in primavera? I Davidi di Donatello. Perché il problema in questa emittente, sì, non nel suo programma, no, è nato Soumahoro. Perché come nasce Soumahoro? Viene intervistato. Sì, certo, però c'è stato un programma in particolare che. Ma nasce perché comunque è un personaggio. Mi faccia dire. Sì, perché. Io mica parlo di Soumahoro, non è indagato, quindi. Esatto. Non è... Allora, Soumahoro nasce in questa emittente, descritto come combattente sindacale per la giustizia, per i
poveri lavoratori sfruttati, ed è una storia vera, tragica, nei campi agricoli, in Puglia, e Soumahoro diventa un testimone. Era un sindacalista, certo. Era un sindacalista che attraverso la televisione diventa famoso, perché poi dobbiamo fare la storia, perché sa quanti sindacalisti ci sono in questo momento che fanno i sindacalisti? Lui diventa famoso, e questa è la storia, io sto dicendo dei fatti. Immigrato, che parla bene italiano, persona, come dire, capace di proporsi, diventa celebre. A quel punto, e lì ci sarebbe da indagare gli altri due, fra 2 anni e Bonelli dice questo, lo presentiamo alle elezioni, quanti personaggi passati dalla televisione, italiani, stranieri, immigrati, giornalisti, militari, c'è quell'uomo che vende i libri, c'è di tutto. Beh, ogni no? partito ha sempre messo però tutto, dei personaggi. Ma le sto che dicendo modo, proprio sì. questo, io mica sto facendo un'analisi. No, certo, certo. Quindi lui diventa parlamentare. Dopodiché dietro di sé, perché lei ha fatto vedere degli ispezioni, quando c'è stato il problema della moglie, che è accusata, potrebbe essere innocente anche lei, noi siamo garantisti, auguri alla moglie, alla mamma, a tutto questo sistema, viene presa con le foto, le borse, le cose, che contrastavano con la narrazione che ha reso Soumahoro popolare e deputato, difensore degli ultimi, non marito della moda, va in televisione e dice una roba fighissima. Vabbè, che diritto, manco la Santanchella dice. Dice il diritto, che è un'esperta di moda, una donna legata a questo tipo di eventi, lo dico in termini positivi, e dice: ma mia moglie ha comprato quella roba, ma il diritto all'eleganza, il diritto alla moda. Se io fossi venuto in una sua trasmissione a dire, lei mi avrebbe schermito, mi avrebbe mandato, mi avrebbe fatto delle pernacchie. Per cui Petrolini una volta, sì, contestato dall'Ogione, noto attore comico romano di molto molto tempo fa, lo dico per quelli che giustamente dice questo, Gaspari, Petrolini, un nostro contemporaneo, sì, fu contestato dall'Ogione e lui disse al contestatore: io non ce l'ho con te, ce l'ho con quello vicino che non ti butta di sotto. Una battuta, nessuno deve essere buttato di sotto, per carità, Petrolini faceva... Io non ce l'ho con Soumahoro e manco con la moglie, con la mamma. E dice, ce l'ho con quelli che hanno candidato. Secondo l'accusa avrebbero sottratto milioni allo scopo sociale delle cooperative, eccetera. Ma questo è da dimostrare. Io ce l'ho con quelli che hanno fatto, diciamo, di costui un eroe. E però mi sembra, toglie quello che lui ha costruito come sindacalista. A me mi sembra però più... Io la critica io suggerisco a Soumahoro. Soumahoro, un consiglio. Io non so se avete i suggerimenti di Gaspari. In Italia ci sono stati dei bei film, tipo Febbre da cavallo, Erpomata, lei se li ricorda? Come no? Io Soumahoro lo vedo benissimo in un film, quindi non in galera, in un film. Beh, di Vanzina. No, anche perché no, ma neanche i parenti. Io li vedo tutti in un film di Vanzina, perché hanno solato, sì, per primi. Ma no, hanno, però non hanno. Politicamente parlando, vabbè, e mi faccia finire la frase, sì, fra Toianni e Bonelli, che hanno dovuto prendere le distanze, è uscito dal gruppo perché hanno proposto un eroe che non è, aprile, non è proprio questo eroe. Quindi complimenti a Soumahoro che si è beccato il posto in Parlamento alla faccia di quelli che stanno a Borgo Mezzanone e ai bambini dei regali di Natale, perché l'ha visti i filmati di Striscia la Notizia, sì, non, è che possiamo... non c'erano neanche i bambini. Marianna, aprile, però non è che possiamo dire che tutta la storia di Soumahoro è da prendere, cioè, e da gettare alle ortiche. Ho detto che ha raggiunto poi, però, un risultato, lui per loro, ho detto quindi... io ho fatto i complimenti Soumahoro, vai, cioè, Marianna, avanti. Aprile, Gaspari, mi sono onorevole, mi scusi, mi pare intanto il pomazzo, come dire, se cominciamo con l'elenco dei parlamentari che starebbero bene in un film di Vanzina, no? Alto dettaglio, ok? Quindi, ecco, quindi diciamo, facciamo che ognuno fa il lavoro per cui è stato eletto, sarebbe già una grande conquista. Ma ce ne sono decine. No, guardi, non mi deve convincere. Ragazzi, detto ragazzi questo, può fare una serie al posto di Verdone. Detto questo, io capisco, diciamo, il dibattito politico, e ogni debolezza dell'avversario diventa un punto, si cerca di trasformare in un punto di forza, ma Bonelli e Fratoianni hanno candidato una persona che rappresentava le male istanze, ma male lo dice lei, ma no, mi scusi, lo fatti, no, lo dicono i fatti, scusi, ha detto che è garantista moda, fino a 3 secondi fa, adesso ha già condannato, ragione, non solo la moglie e la suocera, ma anche Soumahoro, quindi o è garantista sempre o non lo è io mai. Io faccio un giudizio, sennò politico, non penale. La foglia di figo del garantismo, diciamo, no, non... il giudizio politico, no, è molto severo, ma è scusi, dice, il giudizio politico, allora, anche qui, guardi, io non voglio, come dire, banalizzare, generalizzare, perché ciascuno in questa, come in tante altre storie, si assume le responsabilità delle proprie scelte e delle proprie azioni. Detto questo, Fratoianni e Bonelli hanno candidato un sindacalista che nella sua attività di sindacalista ha fatto gli interessi dei braccianti. Questo non lo sappiamo.
Non lo sappiamo, ma signora, perché ci sono anche due conti correnti di Sumaoro a Roma, uno con l'associazione e uno suo. E no, perché stia tranquillo che sarebbe indagato se ci fosse qualcosa. Quindi non lo so se ha fatto gli interessi. Sarebbe indagato se ci fosse qualcosa. No, non è un fatto, non è indagato. Non è indagato. Sì, che abbia screditato questa causa non giova agli sfruttati. Sì, vabbè, però questa è la valutazione. Ma nel caso non l'ha screditata lui, ma eventualmente se tutto fosse accertato l'avrebbero screditata alcuni suoi congiunti. Ma sì, quella ma è una battuta. Ma allora guardi, io non è che le posso allora dire, seguendo il suo ragionamento, che Giorgia Meloni, che fa battaglie sulle donne che non stanno mai un passo indietro all'uomo, debba rispondere agli atteggiamenti del suo ex compagno nei confronti di una collega. C'è stata una pubblica discussione. No, non c'è stata nemmeno una riga di Giorgia Meloni su questo. C'è stata una pubblica discussione, una lapidazione preventiva. No, non c'è stata una riga di Giorgia Meloni che abbia stigmatizzato i comportamenti del suo compagno. Allora le devo dire, seguendo il suo ragionamento, che Giorgia Meloni non è più credibile quando dice che le donne, che lei dimostra di non stare un passo indietro agli uomini. Lo devono giudicare i cittadini, vedremo Sumaoro se ripresentasse la nazione. Esattamente come Sumaoro. Grazie senatore Gaspari. Marianna Aprile rimane... È pomata. Chi è il pomata? Era quello, era Montesano. Che faceva... È un deputato della Repubblica, non so se conviene cominciare a dare titoli. È un suo collega. È un suo collega. Chi? Montesano? È pomata. Io ho avuto colleghi anche peggiori. Ma non giuro. Anche peggiori, pubblicità, guardi. E ritorniamo tra poco, altri grandi ospiti, torneremo a Tel Aviv e poi l'aggiornamento con Al Jazeera e altra grande ospite che è con noi, Elena Löwenthal, scrittrice, editorialista del quotidiano La Stampa. Buongiorno cara Löwenthal, grazie per essere con noi, pochi minuti. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno e ripartiamo. E ripartiamo. E allora ritorniamo in diretta e vi daremo nuovi aggiornamenti da Israele, soprattutto sul fronte degli ostaggi. Benvenuta Elena Löwenthal, scrittrice, traduttrice italiana, i suoi libri, finalista al premio Strega, premio Campiello. Ha scritto qualche giorno fa sulla Stampa di Torino un bellissimo articolo commentando le piazze che abbiamo visto, eccolo qui, se le piazze rifiutano le ragioni di Israele, perché effettivamente quello che abbiamo visto è slogan che riguardavano soltanto la liberazione, Palestina free, era quello diciamo più moderato e urlato in quelle piazze, mancava completamente anche lo storico slogan due popoli, due democrazie, due stati, due democrazie. In queste piazze non c'è stato. Marianna Aprile rimane con noi e Carlo Biffani, analista strategico, un uomo che conosce bene il campo e che cosa accade nei teatri di guerra. Volevo però riprendere con voi dal video con le tre donne ostaggi italiane, partire con un commento da voi su questo. Ve lo facciamo rivedere. La scelta della televisione israeliana di non mandarle in onda non ha impedito il fatto che molti fruissero di questo video attraverso i social, ma la scelta del governo è stata quella di dire non lo vogliamo diffondere per via cosiddetta ufficiale, e tutte le televisioni pubbliche e private hanno accolto l'invito del governo. Vediamo il filmato. Bibi Netanyahu shalom, אנחנו נמצאים בשבי החמאס 23 ימים. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נוסעים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשלה הזאת שעשית בשביעי לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו, ואנחנו אזרחים תמימים, אזרחים שמשלמים מיסים למדינת ישראל, נמצאים בשבי, בתנאים לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צהל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו, עכשיו! E in quel ebraico urlato, in quella parola, Akshav, che vuol dire ora, adesso, anzi, fallo subito, c'è tutto il grido di disperazione di queste tre donne. Elena Löwenthal, no, non le chiedo che ci diamo del tu, perché ci conosciamo da tanti anni e sarebbe
una inutile finzione quella di darsi del lei. E tu che impressione hai avuto anche della strategia di Hamas di far vedere intanto soltanto donne, prima le due pacifiste che sono state liberate e ora queste tre donne in questo grido di dolore verso Netanyahu? Beh, non posso che interpretare tutto questo come una forma di, come dire, ricatto ideologico. È chiaro che queste donne parlano in ebraico, in un ebraico disperato, addossando a Netanyahu la responsabilità di quanto è successo. E questa è un'oscenità. Non dimentichiamo che il 7 ottobre molti terroristi, probabilmente più di 1000, sono entrati non nei territori occupati, contesi, oggetto certo del conflitto, sono entrati nell'Israele sancita il 29 novembre del 1947 dall'ONU, quindi in un territorio assolutamente indiscusso. Eppure, come mi sono sentita con sofferenza in dovere di scrivere, tutto questo non ha significato una condanna unilaterale inequivocabile di quanto è successo. Ben presto quell'attentato terroristico mostruoso, e in un certo senso questo appello delle donne prigioniere fa parte ancora di quel terrore, è conseguenza diretta certo del terrore, è stato ben presto traghettato nella, diciamo, condizione di resistenza palestinese contro un occupante, e questo è fondamentalmente sbagliato. Bifani e Marianna Aprile, ci sono due grandi questioni da tenere presente. La prima è quella questione della propaganda. L'ostaggio è sempre uno strumento terribile di propaganda da parte del regime di Hamas, e l'altra però è la guerra sul campo. E allora qui Bifani ci può aiutare. Fatevi vedere la cartina di Gaza. Quando ci si muove lì, ieri è stata liberata un ostaggio, lo Shin Bet, il servizio segreto israeliano, è riuscito con l'esercito a liberare un ostaggio, ce ne sono altri 240, il numero degli ostaggi continua a salire, ci sono 40 dispersi, quindi potrebbero diventare 280. E proprio adesso ci hanno portato questa notizia: Hamas, accordo sui rapiti era vicino, Israele ha esitato. Ora, anche questo, siccome la fonte è Hamas, va tutto preso con le pinze. Ve la leggo così come è arrivata e come è battuta dall'ANSA. Hamas ha dichiarato che si sono svolti contatti sulla questione dei prigionieri e c'era la possibilità di raggiungere un accordo, ma il nemico ha temporeggiato. Lo sostiene il portavoce delle brigate Al-Qassam, ribadendo che finora i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza hanno ucciso 50 prigionieri. Allora, battaglia psicologica nel dire: Israele, attenta, perché i tuoi bombardamenti hanno ucciso 50 prigionieri, chissà se è vero, e però c'era una trattativa in corso. Ma torniamo sul campo. Lo scenario è Gaza City, la foto, le immagini, i curriculi, eccolo qua. Allora, è sempre lo stesso, non c'è stato alcun questo tipo è il Mediterraneo, di... no? Quindi questo sì, è esatto lo sbocco di Gaza, siamo al nord della striscia, questo è lo sbocco di Gaza. Questi sono i diversi quartieri in cui è divisa. Gaza City è una delle città più popolose della striscia e ha una configurazione urbanistica tale per cui intanto è difficile, non c'è un centro, cioè non dovete immaginare come le nostre città occidentali o romane costruite sul cardo e il decumano, quindi con un centro in mezzo e le vie, ma è cresciuta nel corso degli anni e si è sviluppata in modo molto molto disordinato, e le stradine ne dimostrano sono molto molto strette, quindi non ci sono grandi vie di scorrimento. Questo cosa comporta, Bifani? Comporta un suicidio nella sostanza. E questi sono i cunicoli che stiamo vedendo, sì, che sono quelli diffusi da Hamas stesso, quindi non sono immagini della cosiddetta TV israeliana, ma è Hamas stesso che ha mostrato questi cunicoli, che sono, è incredibile anche la fattura, no? Allora, la qualità, chiaramente in questi giorni si è fatto molto il paragone fra gli operatori delle unità americane, australiani e neozelandesi che in Vietnam combattevano ed erano chiamati sì, Thunder Rats, che era diverso dai Desert Rats, che era un'unità tedesca invece durante la Seconda Guerra Mondiale.
Però quello che vediamo è un contesto completamente diverso da quello del Vietnam, perché questi sono posti asciutti, salubri, controllati, costruiti ingegneristicamente in maniera corretta, e combattere lì dentro è quanto mai complesso, perché vanno utilizzati piattaforme, intendo dire strumenti, armi, con munizionamento diverso da quello che si utilizza in un combattimento urbano. Vanno utilizzati soldati, uomini che abbiano un addestramento specifico per questo tipo di combattimento. Una volta che si è entrati e si percorre un determinato... C'è un gruppo di elite particolare dell'esercito che si chiamano gli uomini topo, che sono quelli che sono deputati. Ma torniamo un po' a quello che già abbiamo avuto modo di discutere qui la volta scorsa, una settimana fa. Certo. Quanti sono? E soprattutto, una volta che io sono entrato e ho percorso, diciamo per dire, un chilometro, non è che il chilometro alle mie spalle mi garantisca che da dietro non possa arrivare nessuno. Ed è sempre un problema di numeri, perché anche per andare a combattere lì io posso conquistare quello che voglio, ma ho due opzioni una volta che l'ho conquistato: o lo distruggo e me ne vado, o resto e lo difendo. E quanti soldati servono per difendere un posto di questo tipo, una struttura urbanistica come quella? È veramente molto molto complicato. E forse questo spiega quella che è, Marianna Aprile, per ora la strategia che si intuisce di Israele, cioè quella di dire, la cartina globale invece della striscia di Gaza, noi proviamo a isolare la parte nord della striscia, e quindi diciamo così abbiamo in qualche modo creato una specie di circuito di sicurezza intorno alla striscia di Gaza, e piano piano proviamo a prendere dei piccoli, il controllo di Ma gli obiettivi pezzi. Che vanno catturati sono segnalati dall'intelligence, quindi è evidente che io non vado dentro tanto per, vado dentro per eliminare sacche di resistenza, fonti di fuoco, depositi, centri comando. Ma ripeto, poi il problema si crea nella misura in cui, una volta che ho eliminato quella postazione, quel centro comando, devo sapere cosa fare. Che faccio? Esco? Resto? Nella pressione di un governo, quella immagine delle tre donne, di un governo di unità nazionale peraltro, perché noi parliamo sempre di Netanyahu, ma nel gabinetto di guerra siede anche Benny Gantz, che è uno dei grandi leader dell'opposizione, quindi anche questo è un elemento. Netanyahu è vero che in questo momento è messo in discussione, ma ha il consenso del paese però. Nel senso che c'è un governo di unità nazionale, ma ci sono stati non più tardi la scorsa settimana tre ministri che hanno apertamente ventilato l'ipotesi, anzi più che un'ipotesi, una minaccia viene da chiamarla, insomma, di dimissioni in Israele. L'opinione pubblica israeliana, al di là della, diciamo, fatto salvo quello che tutti possiamo dare per scontato, cioè che in un momento così drammatico un paese tende a innanzitutto a unirsi nei confronti, no, del nemico e dell'aggressore, ma non c'è unità attorno a Netanyahu. E questo video, che non a caso è stato scelto di non mandare in onda in Israele, a mio avviso, per la mia memoria di video d'ostaggio, ahimè ne abbiamo visti parecchi negli ultimi decenni, è uno dei pochi in cui il messaggio che Hamas ha chiesto di veicolare alle donne in ostaggio coincide in molti punti a quello che una parte di opinione pubblica israeliana pensa, che è una cosa molto, molto anomala, no? Se pensiamo, più unica che rara, potremmo dire. È unica. Cioè, spieghiamolo bene questo concetto. Cioè, voi dite, le accuse a Netanyahu: ci stai abbandonando, non ti interessa di liberarci, se siamo in questa situazione perché tu non hai difeso come avevi promesso, e come la difesa e la sicurezza erano la bandiera dei vari governi. Perché non c'erano quei soldati lì? Tu non ci hai protetto e non ci stai venendo a prendere. È una cosa che Hamas fa dire alle prigioniere, ma è una cosa che molta parte dell'opinione pubblica israeliana pensa. È una coincidenza, certo. Cioè, se forte. Poi Elena Leventhal su questo, e prepariamo le piazze. Concordo pienamente, e la cosa che mi viene in mente è che se andiamo ai filmati terrificanti di ISIS-Daesh dal 2014 in poi, l'ostaggio non parla mai, declina soltanto le sue generalità. Certo. Chi commenta è la voce fuori campo o il Jihadi John, che ha fatto poi la fine che meritava, che racconta, come dire, la narrazione politica e gli intenti strategici di propaganda. Mentre qui Bifani, scusami, spieghiamolo al pubblico, una domanda che ti faccio. Qui non c'è un testo. Cioè, secondo me è evidente, sembrerebbe se no troppo
È molto spontaneo questo urlo di rabbia, di paura, che è più comprensibile di una persona che da 23 giorni... Qui la giorni... dinamica è lo stagio... Mi sembra che ci possa essere un testo, perché per Daniel Pearl, ad esempio, ti ricordi, sì, no? Il giornalista che è stato sgozzato da ISIS, e lì c'era un testo che gli facevano leggere. Verosimilmente hanno concordato una linea. Lei ha gli occhi fissi sulla telecamera, quindi non sta apparentemente leggendo nulla. È delle tre la persona più, come dire, più reattiva e meglio agganciata all'interlocutore che è dietro la telecamera. Non è affatto agganciata la persona sulla destra, che ovviamente è strumentale rispetto alla funzione del video, perché è chiaramente terrorizzata ed è estremamente preoccupata. Nella parte finale c'è un contenuto di rabbia, ma guardando la prossemica della persona che è lì al centro, io leggo tristezza, rassegnazione, non leggo la rabbia così come vorrebbe essere fatta passare attraverso il livello verbale e il tono della voce. È incredibile come, me lo stai facendo notare tu, la persona, diciamo, alla sua sinistra, cioè la ragazza con il vestito blu, sembra quasi, come dire, catatonica, sembra quasi... Annientata, ferma, no? Sì, assolutamente, assolutamente, ma è, ripeto... Quindi lei, tu dici, nella follia, nella lucida follia dei criminali di Hamas, c'è stata anche la scelta della persona da usare come testimonial di questa essenziale, cosa. È essenziale. Poi andiamo a vedere le piazze. Prego. Sì, è molto vero questo... che è stato detto, e cioè che la voce, la donna che parla, esprime rabbia nei confronti di Netanyahu. Non dimentichiamo che Israele è una democrazia ed è una democrazia molto forte. Non dimentichiamo che fino a una settimana prima dell'attentato terroristico più tremendo nella storia del terrorismo, tutta Israele, cioè una buona parte di Israele, scendeva in piazza ogni sabato sera per protestare contro Netanyahu e la riforma della giustizia. Ed è quello che fa dire oggi a molti esponenti della sinistra israeliana, a cominciare da David Grossman ed Edgar Keret, scrittori noti in tutto il mondo, che certo, Israele resta una democrazia, Netanyahu presumibilmente dovrà rendere conto delle carenze che il governo israeliano ha dimostrato permettendo quanto è successo, ma non permettendo, non perché sia responsabile, ma perché c'è stata chiaramente una negligenza in termini di sicurezza. Però in questo momento proprio la sinistra israeliana si compatta intorno a un governo di emergenza, cose a cui purtroppo lo Stato di Israele è abituato sin dalla sua nascita, cioè a confrontarsi con aggressioni militari, dichiarazioni di guerra, attentati che incompattano un paese di fronte a un'emergenza ineludibile. E in questo caso la sinistra israeliana è anche, come ho detto e scritto, profondamente delusa da quella che Grossman stesso ha definito l'indifferenza morale della sinistra nei confronti dell'attentato stesso. Però il fatto che Netanyahu sia molto in bilico, e con lui tutto il suo governo, e alla fine, speriamo prima possibile, di questa guerra dovranno rendere conto, non deve e non diventa in Israele una deresponsabilizzazione del terrorismo e di quanto è successo il 7 ottobre. Sono due cose, due fenomeni paralleli, e Israele dimostra ancora una volta di essere una grande democrazia, quanto a quel video terribile di queste tre prigioniere. Sono assolutamente d'accordo sull'evidenza che è tutto molto pilotato e vorrei dire probabilmente anche dettato da un gobbo, perché la donna parla in ebraico ma lancia un messaggio chiaro e terribilmente lucido, che è chiaramente frutto di una coercizione, di un terrorismo in essere. Una strategia chiarissima di Hamas. Vi dobbiamo dare due notizie. La prima: Israele intercetta un missile lanciato dal Mar Rosso, dall'area del Mar Rosso. Vediamo la cartina. Perché in tutto questo non c'è soltanto l'intervento militare di Israele su Gaza, di cui sappiamo,
ma continuano anche i lanci di razzi da Gaza su Tel Aviv. Tel Aviv oggi non è rasa al suolo semplicemente perché c'è uno scudo di cui abbiamo parlato anche più volte, Iron Dome, altrimenti in questo momento staremo anche parlando di Tel Aviv completamente distrutta, ma in realtà questo per fortuna non lo è per la tecnologia e il razzo. Altri missili invece arrivano direttamente dal Mar Rosso e la situazione è questa qua sostanzialmente. Da qui arrivano una serie di missili, quindi questo è un altro fronte. Noi conosciamo il fronte nord, quello di Hezbollah del Libano. Venerdì è atteso un intervento che il leader di Hezbollah parlerà venerdì, la scelta del venerdì. I libanesi sono molto preoccupati. E l'altra notizia che invece ci riporta drammaticamente in Europa, stelle di David sulle abitazioni e negozi a Parigi. Oggi stiamo parlando molto della Francia. Abbiamo parlato prima di questa donna che ha urlato all'Akbar e una sessantina di stelle gialle sono state dipinte nella notte tra ieri e oggi sulla facciata di diverse abitazioni. Allora, tra poco vuoi fare un commento forse, Marianna, e vediamo dopo le piazze italiane. Sì, no, solo una piccola precisazione che sento doverosa. Io credo che nessuno metta in discussione la drammaticità di quanto avvenuto il 7 ottobre, né il diritto di Israele alla reazione. Il tema è su un altro piano, è la modalità di reazione. Per dirla con l'ONU nei primi giorni a ridosso dell'intervento, non è il cosa, è il come, è il quanto. E la misura della grandezza della democrazia di Israele si misura anche su quel come. La differenza deve essere sempre molto chiara tra chi sono i terroristi e quali sono le grandi democrazie, perché altrimenti diventa molto difficile, e lo vediamo con tutti questi focolai che si stanno aprendo in Europa, diventa molto difficile tenere la barra dritta sul diritto internazionale, sul rispetto degli quello che si rimprovera agli altri, né più né meno. Cioè, bisogna evitare di aprire a comportamenti che in una semplificazione possano essere sovrapposti a quelli dell'aggressore. Brevissima pausa e ritorniamo tra poco con Fuad, ci dà un aggiornamento da Al Jazeera e cerchiamo di capire se Al Jazeera dà conto anche di quello che sta avvenendo in questo momento in Francia, paese dove ci sono 6 milioni di musulmani e la situazione è particolarmente complessa. Tra poco. Un disastro. Questa è via Monterotondo, periferia nord di Milano. L'inondazione del Seveso di questa notte ha bloccato totalmente la viabilità qui e l'acqua esce ancora dai tombini. Dovevo arrivare a Cologno Monzese in ufficio e ne sono tornato a casa. Niente, strade bloccate. Niente, tutto bloccato. In questa zona l'acqua è quasi entrata dentro le case. Come vi siete svegliati questa mattina? Umidi, bagnati, con l'acqua quasi in cortile. Era tutto un fiume qua, arrivava proprio fino qua, le onde, passavano le macchine. Scusi signora, ho visto che ha messo una barriera qua, per l'acqua. Sì, sono delle paratie che salvano appena appena la situazione. Sotto ci sono le caldaie, c'è tutta l'elettricità, è un pericolo. Se va giù nel piano seminterrato l'acqua. Ma capita spesso qua? Ogni volta che sono dal Seveso, sempre. Allora questo ve lo facciamo vedere perché il nubifragio di Milano è un unicum degli ultimi anni, caduti 31 mm di pioggia in un'ora, il Seveso esonda, ci sono in tutta quella zona fortissimi disagi sulla viabilità, l'assegnazione 7 ci racconta di quello che sta avvenendo in queste ore. La nostra Isabella Ciotti si trova tra la... Dove ti sei spostata in questa mattinata? Dove sei ora? Mi sono spostata, sono sul ponte di Almorano, siamo in provincia di Parma sempre, ci siamo dovuti spostare per motivi logistici perché in queste valli è veramente difficile mantenere il segnale e questo chiaramente è aggravato anche dalle ultime ore di maltempo. Io sono su un ponte che si chiama Ponte di Almorano che collega, anzi oggi possiamo dire divide, due comuni, il comune di Calestano e il comune di Berceto. Questa mattina abbiamo sentito il sindaco di Berceto che si è detto particolarmente angosciato perché, come vedi, quando si parla di maltempo, Davide, si pensa
pensa chiaramente subito agli allagamenti, ma il problema che fa letteralmente tremare i sindaci di queste valli è quello che vedi, cioè queste frane. Questa frana noi non riusciamo ad avvicinarci per motivi di segnale. Ti dico anche che noi non dovremmo essere qui. Questa strada provinciale su cui noi ci troviamo è stata interdetta al traffico, alla circolazione, e noi siamo riusciti lo stesso ad arrivarci e abbiamo visto sulla strada altri smottamenti. Quello che vedi è particolarmente importante, dovresti vedere, ora Lucio te li mostra, i New Jersey e le barriere stradali gialle che sono proprio caduti insieme a questo pezzo di versante di montagna, e in questo momento questi due comuni in questo punto sono scollegati. Ci sono altre frane, ti dicevo appunto una in particolare nell'altro comune, il comune di Berceto, e molte strade che sono state chiuse. C'è un ponte non lontano da qua a Fornovo che è caduto, e la cosa preoccupante è che è caduto perché il torrente ha eroso 20 metri di terrapieno, quindi addirittura ha circondato il pilone che per questo è caduto. È stato invaso d'acqua un cimitero. Ci sono tantissime zone, anche distanti tra loro, che sono scollegate e hanno a che fare ancora con allagamenti o con frane. E la cosa peggiore, ora tu vedi il tempo qua è migliorato, ma la cosa peggiore è che l'allerta continua, siamo ancora in allerta arancione, e i sindaci che nel frattempo chiedono tra l'altro l'attenzione del governo sul tema del dissesto idrogeologico segnalano che giovedì potrebbe essere la giornata peggiore, perché sono previste delle precipitazioni molto abbondanti e per due giorni consecutivi, cioè tra mercoledì e giovedì. Allora, rimani lì, intanto grazie per questi tuoi dettagliati racconti. Vi diciamo che c'è preoccupazione a Verona per la piena dell'Adige. Dopo le piogge intense delle ultime ore continuano a salire e stamani ha raggiunto il metro sopra lo zero idrometrico, che è l'allerta. C'è la Protezione Civile che è già al lavoro e ci sono i volontari sul posto, mentre l'assessore della zona del Seveso ci dice che è terminata l'esondazione a Milano ed è durata 6 ore e 10 minuti circa. Dovremmo avere una macchia di immagini anche, zone che Marianna Aprile conosce. Questa è Piazza Minniti, se con... volete. Piazza? Minniti. Non è intestata ovviamente no, a Marco Minniti, no, ma è una delle... Vediamo la clip allora. A Milano la stazione Garibaldi, completamente allagata, disagi per la circolazione dei treni. Queste sono le immagini di poche ore fa che arrivano in diretta. Ora è facile da dirsi, perché insomma nella stagione delle piogge, che è quella che stiamo riscontrando, era assolutamente prevedibile. C'è un tema anche che riguarda, guarda, le strade, la manutenzione del nostro territorio. È evidente che ogni volta poi... Ogni volta scopriamo l'acqua che piove, diciamo, esatto. viene da dire, e questo ci porta, noi insomma, per tutta l'estate con Luca abbiamo battuto a lungo sulla distrazione di 300 milioni di euro previsti dal PNRR sul dissesto, scusa no, 300 milioni, 2 miliardi e 100 milioni di euro distratti nel PNRR dagli interventi contro il dissesto idrogeologico. Per carità, si recupereranno, si faranno con altri fondi, con altri tempi, grazie. Ma insomma... Che i tempi fossero questi, direi che queste immagini lo dimostrano ampiamente, come lo hanno dimostrato le immagini dell'Emilia, dove peraltro, ricordiamo, è ancora tutto fermo. Ma questa infatti, Mariana, ricordiamolo, perché la tua milanesità qui acquisita. Ancora di più ci è acquisita. Questa certo. È sempre Piazza Minniti, però è il lato cioè di non destra. È il centro, diciamolo al pubblico, non è la periferia. Non è la periferia, questo, se proseguite lungo quella strada lì, ecco. Dietro l'albero, esatto. Arrivate al Bosco Verticale, cioè al biglietto da visita del nuovo skyline di Milano, il Bosco Verticale, il Palazzo Unicredit, Piazza Gaio Lenti, la zona... la nuova zona nata a ridosso di Expo che ha cambiato lo skyline di Milano e costituisce uno dei punti della appunto, movida, dei negozi, della moda. E questo per il nostro pubblico, io ho vissuto a Milano 10 anni e tu ci vivi, e che colpisce, dice vabbè è la solita cosa delle periferie abbandonate. No, centro-centro. No. Quella stazione Garibaldi che abbiamo visto è la stazione uscendo dalla quale si è in corso Como. Cioè la via diciamo della movida milanese. Ma per definizione. Tutto schermo, per dirvi che questa qui non è l'acqua alta a Venezia, no? Perché uno dice, vabbè, avete visto le immagini di Venezia. No, Milano oggi. E quello è un tombino. Va bene, allora noi dobbiamo fare una brevissima pausa pubblicitaria. Grazie a Carlo Bifani, che speriamo grazie di a voi. Riavere qui di nuovo. Marianna Aprile, quando vuole, tanto domenica con Luca Telese, 21:15. Sulla 7 riprenderemo con aggiornamenti da Tel Aviv con la nostra Elena Testi, che ci darà altre notizie dal luogo dove
da giorni ormai, da 23 giorni ci sono le famiglie degli ostaggi e vedo già collegato il professor Sabino Cassese. Buongiorno caro professore, grazie per averci raggiunto. Riprendiamo da lei su due grandi questioni. Da una parte il ruolo dell'ONU nelle crisi internazionali e poi planiamo sull'Italia per fare un flash anche su queste riforme annunciate dal governo e su quale sarà il nostro futuro assetto istituzionale. A tra poco con il grande Cassese. Come detto, 13.02, benvenuto al professor Sabino Cassese, giurista. Con lei, caro professore, affronteremo sia le questioni internazionali, il ruolo dell'ONU, sia la proposta di riforma dello Stato, i poteri del il cosiddetto premierato, come viene chiamato. Cercheremo di stare attenti alle definizioni e di spiegare bene al nostro pubblico di che cosa si tratta, se è vero che riduce i poteri del capo dello Stato e quali conseguenze ci sono. Ma dobbiamo partire dalle questioni internazionali. Prima un aggiornamento da Elena Testi, che si trova a Tel Aviv davanti al Ministero della Difesa, dove da giorni ci sono tutti i parenti degli ostaggi riuniti sotto dei tendoni a fare pressione sul governo a che vengano liberati. Prego. Proprio così, David, parenti che di fatto si danno il cambio. Però io voglio mostrarvi quello che viene portato. Queste sono foto degli ostaggi che si aggiungono giorno per giorno, cioè le famiglie di fatto li appoggiano. Qui c'è un QR code e questo QR code, David, dà i giorni, l'ora, i minuti e i secondi da quando queste persone sono state prese. E oltretutto c'è una foto per ognuno di loro, l'età, 18 anni, 19, 40. Ci sono le foto chiaramente dei bambini. Uno clicca e legge tutta la storia di come è avvenuto il rapimento il 7 ottobre. Questo per dirti cosa? Questo QR code, questo sito internet non è stato fatto dai familiari, sono volontari che sentono emotivamente ciò che è successo in maniera così forte, così drammatica, che anche loro vengono qui ogni giorno e soprattutto stanno creando questo movimento d'opinione fortissimo che sta mettendo seriamente in crisi anche il governo di Bibi Netanyahu, che già era in crisi e lo ricordiamo, ma molti di loro stanno esprimendo un fortissimo disappunto perché questo countdown che viene dato questi giorni passano sempre di più e non ci sono di fatto risposte. Poi ti do un'ultima precisazione, un ultimo aggiornamento per quanto riguarda il video delle tre ostaggi, quello che Israele ha deciso di non mostrare più. Per quale motivo? Loro ritengono, ci è stato spiegato e anche nei mezzi di informazione abbiamo trovato questa versione, è che sia puro terrorismo psicologico di Hamas, certo, nei confronti dello Stato di Israele e che quindi i cittadini non debbano assolutamente guardarlo perché non è altro che terrorismo per loro. È chiaro, e probabilmente ci hanno anche assolutamente ragione, perché lo stress che già devono sopportare non solo i parenti delle vittime in primis, ma anche tutta la popolazione israeliana, è chiaro che può provocare atteggiamenti all'interno del governo. Allora, le truppe israeliane hanno reso noto che nelle ultime ore le truppe di Tzahal, che è l'esercito, sono state impegnate in feroci scontri contro i terroristi di Hamas all'interno della striscia di Gaza. Secondo l'esercito, le truppe hanno ucciso dozzine di terroristi durante i combattimenti odierni, oltre a sequestrare armi, e quindi sono riusciti anche a portare via un arsenale davvero importante. Fouad Rouya e poi il professor Cassese da Al Jazeera, quali novità? Sì, su Al Jazeera si susseguono le analisi di quello che sta avvenendo sul campo. Sono principalmente tre i punti in cui stanno avanzando le truppe israeliane, i carri armati, preceduti sempre dai bulldozer, perché di fatto la tattica è questa: gli aerei bombardano, spianano interi isolati e dopodiché passano i bulldozer per consentire l'avanzamento dei carri armati, che penetrano nella striscia da aree in realtà agricole, quindi poco densamente abitate, per poi cercare di sprofondare. Le incursioni da nord tendono Scusa, verso cosa stiamo vedendo ora nella grafica animata di Al Jazeera? Lo vedi questo? Cosa stanno mostrando? Allora, ora siamo durante l'edizione dell'una, di mezzogiorno,
del telegiornale di Al Jazeera. Questo è un analista, un notissimo analista militare palestinese, e sta appunto descrivendo quello che vi stavo dicendo, cioè le vie da cui si sta muovendo Tsahal, l'esercito di occupazione israeliano, come lo chiamano su Al Jazeera per l'appunto. E tra l'altro le brigate al-Qassam hanno anche diffuso molti filmati ripresi con le GoPro dei suoi combattenti, in cui prendevano di mira i carri armati e altri mezzi blindati Ma la zona blu, scusami caro Fuad, la zona blu che è indicata in quella grafica, sì, questa è la striscia di Gaza, al nord, sì, c'è Gaza City, come ormai sappiamo, la zona blu è la zona in cui ci sono i combattimenti in questo momento secondo Al Jazeera? È una delle tre zone, quella più attiva in realtà, perché se posso indicare qui la zona blu verso l'alto, che niente non vede la mia mano, comunque la zona blu va verso appunto Shahr al-Rashid, la via del Rashid per l'appunto, che è la, sì, via costiera di Gaza, sì, dove i carri armati israeliani stanno cercando di porsi per sprofondare all'interno del territorio della striscia, mentre da dove erano entrati ieri pare che stiano cercando di mettere in piedi una base operativa e di cercare di attraversare quella che è l'altra arteria stradale di Gaza, che è quella che ieri abbiamo chiamato via Saladino, Shahr Salah al-Din, che si trova appunto verso la parte centrale, ecco, di Gaza. Ecco le tre aree. Ora, queste, esatto, che tu ci hai raccontato sono le tre aree illuminate, quindi in alto a sinistra la prima, la seconda in alto a destra e tagliare a metà la striscia. Grazie Fuad per questo aggiornamento in diretta, raccontandoci e spiegandoci anche come lo sta dando la TV di Al Jazeera. Allora, professor Cassese, buongiorno nuovamente a lei. Andiamo subito alla prima grande questione, il ruolo dell'ONU, no? La risoluzione di cui abbiamo parlato, la risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato, il governo italiano assieme anche alla Germania ed altri paesi si è astenuto dal votarla perché non c'era la parola Hamas, non c'erano le condanne dei fatti del 7 di ottobre, e questo lo sappiamo. Che valore ha quella risoluzione da un punto di vista del diritto internazionale? Quella risoluzione non è vincolante perché è una risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite è debole anche da un altro punto di vista, cioè del contenuto, perché l'oggetto di questa risoluzione non riguarda la soluzione del problema che si potrebbe ottenere attraverso una forza di interposizione tra le parti in conflitto. Tenga presente che noi siamo in presenza di una situazione singolare, perché c'è uno Stato che sta svolgendo un'attività sostanzialmente di polizia nei confronti di un'organizzazione terroristica, Hamas, ma la sta svolgendo con mezzi militari, cioè con tecniche che sono di tipo bellico. Certo. Ora, interventi di questo tipo sono previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ma sono previsti fondamentalmente quando decida il Consiglio di Sicurezza, perché la parte che riguarda il mantenimento della pace nel capitolo settimo della Carta delle Nazioni Unite è sostanzialmente affidato per la gestione al Consiglio di Sicurezza. Quindi in sostanza le Nazioni Unite non stanno svolgendo un ruolo determinante in questa situazione, che è una situazione molto asimmetrica proprio per i motivi che dicevo, un'operazione di polizia condotta con mezzi militari e con tecniche militari. Una definizione che ci chiarisce molto del contesto. Un piccolo passo avanti, questa è la risoluzione del 27 ottobre, poi c'è il ruolo del Consiglio di Sicurezza. Invece anche qui un piccolo focus andrebbe fatto, perché come sappiamo ci sono i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e i cosiddetti membri a rotazione. Allora, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU oggi, che è stato pensato, no, con quella che era il risultato poi della Seconda Guerra, quindi diciamo si provava a portare lì quello che era il risultato di quello che era accaduto, infatti la Russia siede all'interno del Consiglio di Sicurezza, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Francia. Che ruolo può avere invece oggi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite? Ma guardi, può avere un ruolo se sono d'accordo i membri permanenti, cioè quei membri che secondo l'espressione corrente hanno un potere di veto.
Il problema è che noi stiamo constatando una cosa fondamentale, cioè che l'ordine mondiale che è stato disegnato nel 1945 a San Francisco, quando è stata pensata la Carta delle Nazioni Unite, è un ordine che oggi non regge più. Le situazioni sono completamente cambiate, l'equilibrio dei poteri è cambiato e abbiamo un grave difetto, dobbiamo tutti fare un mea culpa, e cioè di non aver avuto la stessa capacità di nutrire utopie che hanno avuto quelli che negli anni 40 pensarono alla Carta delle Nazioni Unite. Noi avremmo dovuto in questi 70 anni, invece di cullarci nell'idea che nel mondo ci potessero essere soltanto piccole guerre locali e che non ci fosse e che si era affermato sostanzialmente quella che veniva chiamata dagli illuministi una pace sistemica, cioè non una pace tra due guerre, ma una pace permanente. Ecco, noi ci siamo cullati in quest'idea. Il problema oggi sarebbe di riprendere in mano il tipo di ordine che si è creato nel mondo e cercare di vedere se non ci sia spazio per quella che a quell'epoca veniva chiamata una Costituzione universale, ma una vera Costituzione, non una Carta delle Nazioni Unite. Certo, e questo sarebbe il vero passo avanti da fare, ma anche qui dipende molto dalla volontà degli stati, no? E quindi dalla decisione, perché diciamo così, i consessi internazionali e multilaterali funzionano se c'è un impegno da parte degli stati anche a concedere dei pezzi di sovranità. E così come vale per l'Europa. Professore, planiamo un attimo sulle cose di casa nostra. Repubblica oggi dice le mani sulla Repubblica, via i senatori a vita, spunta la norma anti-ribaltone, il governo approverà venerdì la modifica costituzionale, elezione diretta del Premier e meno poteri al capo dello Stato. Le posso chiedere subito un commento di come le sembra la riforma che il governo dovrebbe votare? Guardi, quando si va dal medico si parte dalla malattia, non dalla medicina. Diciamo, qual è la malattia di cui noi soffriamo? Le malattie sono due. Uno è la breve durata dei governi. Certo. E l'altro è l'assenza di coesione nei governi, cioè che i governi si sfaldano non per forza dell'opposizione, ma si sfaldano perché di solito si disintegrano per debolezza interna. Allora, se queste sono i due malanni di cui noi soffriamo, nella proposta, nei termini che noi tutti conosciamo, ma che non sono ufficiali perché sarà approvata, se non ricordo male, venerdì prossimo, sì. Nella proposta i rimedi ci sarebbero. Il primo è perché c'è scritto che il Presidente del Consiglio dei Ministri dura in carica 5 anni, mentre oggi la durata dei governi non è fissata dalla Costituzione, è fissata la durata del Presidente della Repubblica, quella del Parlamento, ma non quella dei governi. Secondo, perché il Presidente del Consiglio avrebbe una duplice investitura, un'elezione popolare diretta quando si va a votare per il Parlamento e una fiducia dal Parlamento, sì. Mentre invece i membri del governo potrebbero godere soltanto della fiducia, il che vuol dire che il Presidente del Consiglio dei Ministri non sarebbe più un primus inter pares, perché sarebbe sopraordinato ai ministri, perché ha una forza e un'investitura molto maggiore. Quindi anche la seconda malattia sarebbe curata. Naturalmente nel testo ci sono anche altri aspetti che vengono trattati, per esempio il tema della legge elettorale. E lei sa che nella Costituzione i costituenti non vollero fissare, certo, il tipo di legge elettorale, no, la formula elettorale, la traduzione dei voti in seggio, perché per motivi storici che sarebbe adesso lungo spiegare. E per la prima volta questa, diciamo, vengono fissate le linee di massima, cioè si dice, ripetendo una norma, una decisione della Corte Costituzionale, si dice
che la legge elettorale deve assicurare governabilità e deve assicurare rappresentatività. E si prevede anche un premio di maggioranza. Di maggioranza. Più o meno simile a quello che fu previsto dalla legge che fu denominata a quell'epoca truffa del 53, che poi non scattò perché non scattarono le premesse per la sua attuazione che era stata proposta sostanzialmente da De Gasperi. Questo ed altri elementi sono contenuti in questa proposta, e quindi la proposta ha un fondamento reale e crea e dà una medicina per due delle malattie, dei malanni di cui soffriamo. Ci torniamo tra poco, lei dice è una medicina dei due malanni, e per chi ha fatto il liceo classico ricorderà che la parola medicina, cioè farmacon, può avere la doppia valenza sia positiva che negativa, perché il farmacon può essere anche veleno. Vabbè, però non è una lezione di greco antico, ma c'è la pubblicità che incombe, quindi torniamo tra poco. Allora, 13:23, pochissimi minuti e daremo la linea al telegiornale. Prima però un'ultima questione per il professor Cassese. Nella riforma si dice addio ai senatori a vita, tranne gli ex presidenti della Repubblica che rimangono di diritto senatori a vita, ma viene tolta la possibilità del presidente di nominarne di nuovi. Anche questo aspetto, secondo lei, è corretto, interessante, giusto? Guardi, né corretto, né interessante, né giusto, ma diciamo minore. Io ritengo che maggiori siano alcuni profili che vengono criticati di questa riforma, che sono quello che lo spostamento dal Parlamento al popolo, la verticalizzazione del potere e l'erosione di alcuni poteri del Presidente della Repubblica. Il primo perché, mancando ormai i partiti, sì, non esiste più un educatore del popolo. Il secondo perché un eccesso di verticalizzazione può far male. Sì. E il terzo perché il Presidente della Repubblica, che si vede erodere due poteri fondamentali, che sono quello di scioglimento e quello di scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce un fattore di equilibrio in un sistema che ha frequentemente degli shock e delle crisi e che ha bisogno di un intervento, per così dire, esterno. Grazie professor Cassese. La musica in sottofondo non è un improvviso impazzimento della regia o un invito al tango, al ballare, ma al fatto che la nostra trasmissione finisce qui. Vi diamo appuntamento a domani e vi diciamo che il 7 di novembre alle ore 18 presso la casa editrice La Terza il professor Cassese con Alessandra Sardoni presenterà il suo ultimo libro Le strutture del potere, ve lo facciamo anche vedere, quindi per chi lo volesse incontrare di persona 7 novembre ore 18 con Alessandra Sardoni. E noi invece intanto ci rivediamo qui domani, stessa ora, stessa rete. Linea TG.